ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono il vostro vero Mastro King e siamo tornati qui in Minecraft Stoneblock. Allora, ho fatto un piccolo upgrade al PC, quindi diciamo dovrebbe andare decisamente meglio. Mi serve l'ossidiana. Perfetto. E quindi ora dovrebbe andare decisamente meglio. Tanto mi crafto giusto qualche diciamo che intanto ho fatto i fan e gli iron spike, perché diciamo che l'obiettivo, diciamo, tra le missioni mi dà di, diciamo, richiedeva proprio questo, cioè di fare dei questi item come item collector per appunto per fabbricare diciamo fare una sorta di mob farm automatica, però diciamo al momento mi basta quello lì che ho, quindi poi ovviamente farò un upgrade fatto bene, quindi quindi ne terrò conto. Diciamo che per il momento ne tengo nell'inventario gli item, così produco abbastanza materiale. Nel senso, non è proprio, ma abbastanza materiale, dico. Nel senso che così mi tiene salvata la farm. Cioè avete capito? Comunque mi tiene salvato gli item collect, gli item all'interno dell'inventario, quindi posso prelevare. Ah, ma ce l'avevo. Ok, ne posso fare 4. Tanto mangio. Ok. E riceviamo loot chest. Che abbiamo fatto questa qui. Questo è il tier 4, come si fa? Sì, ma è tanto posso voi, che al momento non mi servite. Non di qua. Che è questo qui, il tier 4 con le blaze rotte, però non ho nulla, quindi direi proprio di vedere l'ossidiana che ho. Ok, cosa sei? Mi sa che l'ossidiana non ne ho più. Vediamo se posso craftare 20 machine. No, no, no. Ok, niente da fare. Devo craftare l'ossidiano, semplicemente. Allora, intanto proseguo qui con il craftare la lava. Allora, mi serviranno perlomeno 10, no, sarebbero 10, 14 pezzi, quindi neanche più di tanto, perché dovrei trovare una fortezza e prendere quello che mi serve. Diciamo che fare questo sì, può sembrare molto noioso, però alla fine molto 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 utile, quindi anche se è vero magari faccio avanti e indietro, avanti e indietro. Poi qui devo un pochino fare gli upgrade, perché sinceramente sono abbastanza lento.
Cioè, poi consumo pure parecchio, quindi devo fare un upgrade sia alla... E, come si dice? Sia alla... allo smistamento che alla velocità e all'energia. Allora, io ho te qui. Ok, intanto qui si va tutto avanti. Ovviamente, ragazzi, appena finirò diciamo i materiali, c'è tutta la terra che ho lì. Ovviamente al momento non ne produrrò altra. Ok, perfetto. Almeno perlomeno produco un po' di... letteralmente produco un po' di tutto. Allora, comunque, sicuramente vi starete chiedendo come mai continuo a produrre acqua, anche se non è che me ne serve chissà quanta. La risposta è questa, perché comunque giustamente posso fare le sorgenti d'acqua infinite. Il discorso è questo: l'acqua è sempre, diciamo che le leaves, non saprei in che altro modo utilizzarle, quindi non è che posso usarle come carburante o come altro tipo di qualunque cosa, e quindi le utilizzo in questo modo, quindi semplicemente per produrre acqua, tanto poi la prenderò da lì. Allora, direi di andare qui in fondo, usare un bel Imbalarmer. Ok. Piazzare, anche se un po' piccolino, lo spazio di intendo. Poi sicuramente serviranno, questo sarà lo spazio, quindi sì, un altro buco in alto. Meglio da piazzare, tanto lì posso mettere pure il blocco di cobblestone, perché perlomeno, diciamo, almeno lì è coperto dall'ossidiana che continuerò a farmare. Ok, tu continui a produrre, sperando che mi abbassa la lava, altrimenti dovremmo aspettare un bel po'. Allora, sicuramente me ne servirebbero altre, sì, diciamo in totale 8 pezzi all'incirca. Poi se mi trovate un modo per utilizzare in qualche modo questo... Plant Ball Puzzle. Ok, si può craftare, usare per craft. Tipo di torce, ok. Sì, come fuel, painting machine, va bene. Croc, sì. Ok, mi dà terra semplicemente, che non è male, invece di craftarla con altri metodi strani. Quindi potrebbe essere utilizzato in altri modi, se per dirla tutta.
Quindi, vabbè, per il momento continuo a produrre acqua. Tanto ne produco infiniti di leaves. Ok, allora diciamo che un altro già ce l'ho, quindi dovremmo aspettare semplicemente per uno. Quindi sì, dovremmo aspettare, ma non chissà quanto. Tanto ti metto qua. No? Ok. Ripeto, giusto per uno. Tanto vado di là a piazzare questi altri 6, anche se devo ammettere piano piano sta crescendo sempre di più il luogo dove, diciamo, dove si lavora. Infatti gli ultimi due dovrò trovare un metodo per produrre molta molta più lava, cioè ci sta, diciamo, fare molti più crucible. Che non sarebbe una cattiva idea, eh? Quindi magari vabbè, qualcosa comunque mi inventerò, eh? Ok, intanto qua abbiamo quasi finito. Ok, pure un altro semino di Inferium che io metto molto volentieri qui accanto. Diciamo c'è la possibilità che diano il secondo semino, però è molto molto raro ottenerlo, quindi se l'abbiamo ottenuto, diciamo sono stato molto fortunato. Perfetto, sei pronta? Ah, sì, intanto ora posare la questa roba qui che al momento non serve. Ok. Vedo le puntine rosse. Approfitto per piazzarne giusto qualcuno, eh. Diciamo poi farò pure la stanza per apposta per cioè apposta per questo, per fare i crucible e produrre lava a non finire. Lì vedo anche altre. Ok, sono prevalentemente Enderman, cioè sono solo Enderman. Tu cosa sei? Mirato, Poison Sacca. Non chiedetemi cosa sia. Poi questa spada è veramente OP. E a fortuna ne ho trovata pure un'altra. Poi me la faccio pure vedere. Livello 70, devo trovare il la statuetta. Tanto controlliamo questa che ci posso fare. Ok. Ah, ok, si può usare l'enchanter, perfetto. Allora. Allora, tanto posiamo tutto. No, wrench no. Ok, la wrench sta qui. Infatti come vedete ho trovato veramente tanta roba nei, diciamo nei, così, nel loot chest. Allora, ok,
scrivere su Word. Fatto come vedete, ne ho trovato un'altra. Manca Flint e Steel. Eccolo qua. Mi pare pure questo lo potrò da qualche parte. Allora, a te ti faccio fuori. Anche perché mi ero dimenticato di usare la gunpowder, quindi. Diciamo che sto ricevendo veramente veramente tante cose di esperienza. Devo trovare un modo per ottenere, perché comunque questi strumenti sono veramente OP, non credo che sia la possibilità di utilizzarli incantesimi su queste. Quindi devo trovare un modo per incantarli, o meglio, per utilizzare l'esperienza. Allora, secondo che carica il mondo, infatti sono ok. Ok, infatti siamo a 3 FPS 24. Ok, sta perfetto. Generare il mondo. Io direi in ogni caso di salvarmi le coordinate. Inferium. Che felicità. Se ballo di qua. Sì, cado di sotto. Ok, quindi devo andare verso di qua. Ok, così vediamo pure che cos'è questo ardire, sperando che me la fa. No, ok, perfetto, non me la fa prendere. Però il quarzo sì. Allora, diciamo, spero sempre di trovare. Questo, diciamo, non lo conosco, ma sembrerebbe un blocco da costruzione molto carino. Mentre se shard, prosperity shard sono molto difficili da trovare, sinceramente. E sono utili per tutta la parte dei semi, più che altro. Quindi, diciamo, saranno utili in futuro. Ok, quasi rotto. Questo dubito che appunto non lo posso raccogliere. Diciamo che di Inferium ne ho trovato veramente tanto. Spero di trovarne ancora, sinceramente. Questo è carino come blocco da costruzione. Ok, altre Prosperity Shard. Allora, diciamo che io sto girando più che altro alla ricerca di un portale, cioè di un portale, di una fortezza, più che altro per un motivo semplice, perché mi servono le blaze, sostanzialmente. Ok, attenti, posso raccogliere. Allora, andando di qua trovo qualcosa. Mi scordo sempre che sto con. Ok, perfetto. Che stavo dicendo, che mi scordo sempre di stare con
l'Invarammer. Oh, tornano indietro. Allora, di qua devo stare molto attento perché io mi butto altro. Come ci penso, c'ho i... queste cose non le ho mai viste. Pure un ragno. Cosa sei? Ci passo praticamente attraverso. Pure un albero, è il Nether. Ok, il cobalto non lo posso raccogliere. Allora, io sono alla ricerca dei Blazorod. E quindi normalmente i Blaze si trovano all'interno come si chiamano? Delle fortezze Nether. Però sto trovando veramente veramente tanto inferium, eh. Ok. Cerchiamo di capire se siamo solo qui oppure possiamo girare di più. Cosa? Che bello, altro inferium. Per raccogliere quarzo trovo inferium. Ottimo, cioè ottimo veramente, perché inferium almeno lì è raro nell'overworld. Anche se vorrei Darkwood. Anche se sì, ho capito che è un albero nel Nether, però io comunque me lo raccolgo perché sembra, a parte che è carino, quindi sicuramente ci farò il bonsai e lo coltiverò. Ah, non, ok, ecco le sapling. Tu che me la trovo? Ah, semplicemente funghi blu. Ok. Diciamo che so in quale direzione devo andare, anche se ho paura di andarci. Perché l'armatura è quella che è. Gli strumenti sono veramente tanti. Meno che non attraverso di qua. Quindi forse in questo modo riesco a attraversare in tempo prima che esponi qualche gas. Allora, diciamo che nel Nether è veramente veramente difficile sopravvivere, prescindere, ma soprattutto tornare a casa se non si salvano le coordinate, perché tutto uguale in Nether. Ok, te non ti posso prelevare. A te? Sì. Perché voi siete shard, quelle belle. Allora, lì c'è un tipo di qualche costruzione particolare. Per fortuna che con la minimappa mi dà se mi dice se spona qualcuno. Allora,
sembrerebbe sì, ok, perfetto, sono arrivato. Ok, vediamo se... Ok, qui intanto c'è della glowstone, che direi di... no, di raccogliere. Ok, perfetto. Quindi almeno quel minimo di roba ce l'ho. No, volevo venire qui. Tutto di cosa c'è? Ah, semplicemente non carico. Ottimo. Allora, niente, non c'è, non si trova una fortezza che sia una. Proviamo ad andare nella minimappa. No, io... Eh sì, appunto, siamo nella... Mi sa che un cast mi aveva visto. Ok. Qui è dove stavo all'inizio. Perfetto. Allora. Diciamo l'unica cosa, ripeto, l'unica cosa che si può fare è camminare, camminare nella speranza di trovare la fortezza. A parte poi gli stupidi che si danno fuoco da soli. Ok, qui ci sono magma blocca, magma cube, come li vorrei chiamare. Per questo io adoro il, diciamo, questa spada. Ok, ho visto che mi davano pure un... parte sicuramente maggiore, quindi è una cosa fondamentale. Poi mi prendo l'esperienza, perché ho visto che mi avevano dato una loot chest, quindi... Che è tanta tanta roba. Ok, praticamente non mi ha dato nulla. Ah, è vero, c'ho le borse, quindi... Ah, ok, tu sei per la roba cisellata. Ok, qui. Ah, ce l'avevo il matto con me. Perfetto. Quindi allora approfitto per buttare tutto dentro. Ok, continuiamo la ricerca. Diciamo purtroppo ancora per poco, perché è già parecchio tempo che sto registrando. Tutto questo per fare il cobble sul generator. Io mi devo sbrigare a correre perché dice il gasta, un gasta. Allora, diceva l'ora di continuare. Allora ragazzi, come dire, la mia mappa qua, sto qui, diciamo che mi sono, diciamo, praticamente teletrasportato a caso. E diciamo l'unico tentativo che avevo per
trovare la fortezza. E a fortuna l'ho trovata. Spero. Basta. Ok, laggiù vedo dei bel dei blaze. Ok, colpo solo. Ok, vieni, vieni. Avvicinati, avvicinati. Così è vero, ma dallo fuoco però. Qui ti ammazzo. Ok. Qui ce ne sono altri. Ottimo. Ah, qui c'è proprio lo spawner. Perfetto. Tanto io, mentre aspetto che spawnino, mi prendo un po' di esperienza. Anche se devo ammettere che questa che ho qui al momento, beh, tanto di. Ok, tanto a lui mi servono 2 point qui. Allora, vediamo un po' come si salvava qui il waypoint. No. Mi ha colpito. Sono, muoio. Devo mangiare. Ok, quello è Luigi. Ok, ora mi faccio fuori i blaze. Ok. Pure a te ti ho fatto fuori. No, tu. Allora, quindi io mi devo rimettere qui. Capire come fare il waypoint. Eccolo. Allora, blaze. Perfetto. E quindi me ne posso tornare tranquillamente a casa. Ma sicuro devo mangiare. Allora, ragazzi, io direi tranquillamente di tornarmene a casa, anche perché non saprei in che altro modo appunto tornarmene. Ok, dice un gast, e come vedete stava praticamente vicino, eh. No, non devo andare, no, devo andare verso di qua. Almeno spero. Ok, il gas mi ha visto. Ok, queste sono le polli. Ah, perfetto, era. Qui era dove stavo prima. Sì, mi ricordo dove stavo prima. Allora, sicuro mangiare, perché la vita è poca, di gas è pieno. Allora, andiamo ad andare avanti. Ok. Ok, meno danni comunque si prendono. Allora, ok, se devo ammettere, devo andare da quest'altra parte io. Appunto, sì, devo salire qui sopra.
Ripeto, tutto questo semplicemente per fare un... Sì, questo era il... Non mi ricordo se era proprio questo. No, era un altro. Comunque, qua in zona avevo rotto uno di quei funghi. Sì, ok, perfetto, questo non lo ricordo, ce l'ho passato prima dietro. Ok, perfetto, ora devo semplicemente riseguire la strada, dritto per dritto. Anche se vorrei andare un pochino più veloce. Qui era dove avevo fatto fuori i cosi, il magma cube. Oh. Oh, ok, mi hanno seguito fino a qua. Cazzo, gasta. Se non muoio qua, veramente difficile. Io devo assolutamente coprirmi, mangiare, recuperare vita, perché devo tornare sopra e cominciare a andare avanti senza che il gas mi uccida. Dai, dai, eccolo qui il gas. Ok, intanto io devo solo andare e non farmi colpire. Appena ho la possibilità, diciamo, penso ecco, dicevo, appena ho la possibilità, mangio. Cioè ora. Ok, perfetto. Sì, mi ricordo, qui era dove avevo rotto la palla, il fungo. Per un pelo, veramente è rischiosissimo qua il Nether. Ok, fermo Apple. Un'altra roba. No. Ok. Io devo correre tanto. Ah, qui diciamo torno indietro. Ok, perfetto, non ti sei rimpicciolito per fortuna. No, allora lì dove stavo era il luogo posto giusto. Ottimo, quindi stavo andando bene. Diciamo, potevo salvarmi. Sì, ho fatto bene a salvarmi le coordinate, però potevo benissimo farne a meno, cioè potevo salvarmi il waypoint. Così mi teletrasportavo. Allora, comunque io stavo in alto e mi sono lanciato. Da dove però? Che ora ho fatto venire un colpo. Poi normalmente, cioè tranquillamente a casa mi recupero tutto. Ah, però mi sono posato la le cose di Blaze. Sì, ma io da dove mi sono lanciato? Questa è la domanda importante. Allora,
diciamo che allora, diciamo che sicuramente devo salire perché sono buttato all'alto quando sono arrivato. Da lì però non mi ricordo di là. Allora, controllo un attimo. Ok. Stoneblock. Screenshot. Eccolo qui. Allora. Vediamo subito. Ok, meno 108, quindi verso di qua. Sto ancora pure troppo basso, quindi devo risalire. Ok, quindi sarò meno 108 altezza 90. E tornare un poco indietro. Ok, quasi arrivato di là. Devo ricordarmi di fare diciamo il waypoint. Ok. Tanto sicuro devo salire. Ok, sta più o meno verso di qua. Sperando che ritorni a casa velocemente. Ok. No, che mi ha sparato? No. Allora, mio caro amico ragno. Ok, ha fatto pure gli amici questo. Odio. Ok, altri? No, perfetto. Tanto sicuro. Ok, tanto mangio. Allora. Allora, piano ritorno. Allora, sto andando in direzione giusta, no? No, di qua. Ok, qua ci sto nella direzione giusta, no? All'incirca. Sicuro devo salire. Allora, 38, 39 e 90. Ci sto, no? No? Quanto vecchio e veloce la lava qua. No. Andiamo Bene ragazzi, allora questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutte le liste Facebook e ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi!